dal 18 al 20 luglio si è svolto alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano il Festival contro le Mafie. La giornata di venerdì si è aperta con l'inaugurazione del murales Il Libro di Mattoni e l'esposizione, nelle stanze della fattoria, delle opere di giovani artisti, mentre il 19 si è tenuto il congresso post-frivolista. Il festival si è concluso con la Festa della Resistenza, organizzata in collaborazione con l'ANPI provinciale di Pesaro e Urbino. Nel corso della giornata si sono alternati momenti di riflessione, con letture e proiezioni di filmati sulle guerre, a momenti di svago, con stand gastronomici e musica. Si è tenuta inoltre la cerimonia di inaugurazione del Monumento alla Resistenza e alla Libertà, donato dall'artista Terenzo Pedini. Amici di Onda Libera, oggi siamo con Carla Luzzi, consigliera comunale di Fano, che farà delle letture intitolate Letture Resistenti, a cura della sezione ANPI. Perché letture resistenti? Perché è sempre tempo di resistenza e penso che quello dei nostri giorni è proprio un tempo in cui bisogna resistere, perché è purtroppo passata nel corso degli anni una rivoluzione passiva che ha fatto sì che le persone in qualche modo si adagiassero o fossero sfiduciate o non sentissero più la necessità di ribellarsi a quanto le accadeva intorno, e quindi tornare a delle letture resistenti sia dei tempi della resistenza ma anche dei nostri giorni lo ritengo fondamentale. E poi ritengo fondamentale quello che è stato il ruolo delle donne nella resistenza, ed è per questo che questa sera ho scelto il libro di Lidia Menapace. Lidia Menapace è nata nel 1924, è una donna novantenne che è stata una staffetta partigiana, è stata una senatrice della Repubblica, una femminista militante, è una donna che ha portato proprio il suo essere donna nella resistenza e ha dato valore a quello che le donne hanno fatto nella resistenza, e questo ruolo era stato a lungo dimenticato perché erano stati privilegiati gli eroismi, i grandi uomini, le grandi figure, quindi la resistenza, quella fatta di piccoli gesti quotidiani, di accoglienza, di trasporto di merci piuttosto che di trasporto di cibo, di giornali, di tutto quello che è il vivere, e quindi era stato proprio messo all'angolo. E una figura come quella di Lidia Menapace ci restituisce una parte della resistenza, perché ogni resistenza ha la sua modalità di essere, e nei nostri tempi io penso alla modalità che hanno saputo, come hanno saputo resistere le mamme di Playa de Mayo, come hanno saputo resistere le donne in nero, come hanno saputo resistere le donne del Nodal Molin, e quindi ce ne sono tante di figure di donne che vanno ricordate, e la resistenza deve essere cosa viva, cosa che vive anche nei nostri giorni e deve vivere al di là di quello che la storia ci ha raccontato, cioè deve esserci anche un altro racconto, che è un racconto della vita quotidiana, e questo racconto ce lo possono fare le donne che l'hanno vissuta in questa maniera. Siamo con il sindaco di Isola del Piano, Paolini. Sono state tre giornate intense per la Fattoria della Legalità, vero sindaco? Ma indubbiamente anche da un punto di vista fisico per me, perché sono addetto, come vedi, a cuocere salsicce e barbecue, per cui con questi caldi c'è proprio veramente quello che è resistere al caldo e al sudore. No, sono state tre giornate intense che hanno chiuso la prima settimana di questo del campo Estate Liberi 2014 dedicato al mediativismo, organizzato da Libera Nazionale, e è stato inframmezzato da questi tre giorni di festa, e poi da lunedì inizierà un nuovo campo organizzato dallo SPI-CGL, dall'Unione degli Studenti, da tutta una serie di organizzazioni, dove verranno fatte questa volta anche dei lavori manuali da parte dei ragazzi. Sono una 25 ragazzi che verranno qui con la tenda, e diciamo che oramai questo è diventato un po' il cuore pulsante non solo della provincia ma della regione su certe tematiche e su come vengono affrontate, poi anche sul fatto di riprendere un po' di manualità insegnando a fare anche delle cose con la gente anziana che si mette qui e si confronta con i giovani. Mi auguro veramente che in futuro possano esserci sempre più occasioni di rivederci e di fare veramente qui il punto di riferimento. Coinvolgere più gente possibile, dai giovani ai grandi, sì, tutti. Sì, sì, no. Cioè, qui l'idea è quella di, voi vedete tutti questi, questi murales qua, che viene chiamato il Libro di Mattoni, che sono stati fatti da di giovani e anche hanno partecipato anche Lisia, eccetera. Ecco, qui è la storia. Questo Libro di Mattoni parla, dice, vorremmo proseguire con l'altro muro.
cominciando però a dare dei segnali positivi, come nell'intenzione proprio di Libera e anche di Don Ciotti, di dare proprio un segnale di speranza per il futuro, che non è solo questo, questo è le nostre radici, ma speriamo in un futuro veramente diverso, radioso e di fiducia verso tutto. Positivismo verso il futuro. Okay. Grazie. Prego, ciao.